Buon pomeriggio da Paolo Bellucci, stadio Marco Mazzucchi. Si affrontano quest'oggi i padroni di casa del team Nuova Florida, 11 punti in classifica e Lanagni penultimo in classifica con 6 punti. Questi ultimi si schierano con Giuliani, Tataranno, Pappalardo, Pastore, Casavecchia, Dolce, Capuano, Binaco, Cardinali, Flamini e Niccia. A disposizione del tecnico Manconi e Davide, Bartolelli, D'Amicis, Capodanno, Savo, Contucci, Sosa, Pagliarini, Colarieti e Di Franco. Per i padroni di casa, Giordani, Tamburlani, De Marchis, Porfiri, Scardola, Citro, Menniti, Miola, Tozzi, Tisei e Sabatini. A disposizione del tecnico Bussone Andrea, Mancini, Ilari, Pallocca, Peguiron, Scognamiglio, Alfonsetti, Giusto, Montella e Rossi. Dirige la gara Angelo Tomasi della sezione di Lecce, assistenti Iacovino della sezione di Matera e Claps della sezione di Potenza. Cercato Cardinali, Cardinali colpetto, il tiro al volo. Recupera palla Lanagni. Pastore, Pastore perde palla, attenzione a Tozzi in zona centrale, fa proseguire Menniti, è uscito il portiere, Menniti, tiro che passa, ma esce di pochissimo, sembrava gol. Tamburlani, colpo di testa di Citro, colpo di testa anche di Sabatini, Tisei, pallone d'oro all'indietro per Sabatini, il tiro che dà l'illusione del gol, invece il pallone termina sull'esterno della rete, Menniti sulla sinistra. Attaccato da Capuano, ancora Menniti termina a terra, calcio di rigore dopo l'intervento in scivolata di Casavecchia. Casavecchia si sta lamentando perché dice il fallo c'è ma è fuori area, qualche dubbio rimane. Casavecchia sta facendo vedere proprio all'arbitro, sta tentando di fargli vedere che è rimasto anche il segno fuori area di rigore. Le finte di Tisei che spiazza il numero 1 Giuliani, implacabile come sempre dal dischetto Daniele Tisei che sblocca la gara. 1-0 Team Nuova Florida al 28esimo, pallone sulla destra di Tisei, il portiere dall'altra parte, tiro angolato, Binaco passa il pallone in zona centrale. Per il tiro di Capuano respinto ancora Binaco, vince un rimpallo, fa partire il cross, Cardinali ci arriva di testa, che occasione per Cardinali, la migliore fino ad ora per Lanagni, prova a ripartire il team Nuova Florida, sbaglia Citro, ancora Pappalardo sulla sinistra, può far partire il cross, è ottimo per Cardinali, colpisce di testa, si supera Giordani. Passiamo ora alle immagini del secondo tempo, sul pallone di nuovo Tamburlani, il cross sul primo palo, il pallone sul palo, Menniti, il cross addosso a Casavecchia, ma ancora Menniti, non molla, Menniti, il cross di testa, Pastore, Citro, bella la giocata di Tisei, Tozzi, che giocata, il tiro alto, intervento di De Marchis che qui aveva commesso un fallo netto, non secondo il direttore di gara. De Marchis 5 contro 5, allarga per Sabatini, Sabatini l'uscita di Giuliani, tiro gol Sabatini. Ci sono le proteste da parte dei giocatori della Lanagni, effettivamente De Marchis sembrava aver commesso fallo non secondo l'arbitro, che ora va ad ammonire anche per proteste un giocatore della Lanagni. De Marchis poi avanza dopo aver rubato palla a Flamini, allarga per Sabatini, il migliore fino a questo momento del team Nuova Florida, che segna anche un gol. La battuta col mancino a terra, Porfiri tutto regolare, Montella la deviazione, gol di Montella, la girata del numero 19, il tiro deviato, il gol del 3-0. Parziale piuttosto pesante per Lanagni, un'altra brutta giornata per gli ospiti. Fa festa invece il team Nuova Florida che chiude la gara. Ancora Scardola in anticipo su Cardinali, poi serve Rossi. Vediamo se Rossi tenterà il dribbling, Rossi contro tutti, ancora Rossi, serve Menniti, il tiro in scivolata, salva Pastore, Citro.
Citro se ne va in mezzo al 2, mamma mia Citro, Menniti, Menniti, la finta, il tiro col destro, 4-0. 4-0, ora dilaga la squadra di casa, anche Menniti segna un gol col destro dopo una grandissima azione individuale di Citro, che ha ancora la forza per scattare all'ottantesimo. Nuova Florida 4, Anagni 0. Pagliarini sul pallone, la battuta sul secondo palo, il tocco sulla linea, il salvataggio da parte di Tamburlani. In questo momento il direttore di gara fischia vittoria sonora per il team Nuova Florida, che stravince contro l'Anagni 4-0. Gol nel primo tempo da parte di Tisei su calcio di rigore. Dilaga nel secondo tempo la squadra di casa con gol di Sabatini, Montella e Menniti. A fine gara mi trovo con Andrea Bossone, allenatore del team Nuova Florida. Mister, hai cambiato diversi giocatori negli 11 titolari. Il risultato, però, il campo ti ha dato ragione, un'ottima prova da parte dei ragazzi. Questo è un organico che, lo diciamo all'inizio stagione, è importante in tutti e 24 gli elementi. Perciò volevamo dare un po' di freschezza in mezzo al campo con Miola, sugli esterni con gli under. Hanno risposto presenti sia Sabatini che Menniti che Miola, non hanno fatto vedere che erano under. Poi non ho demerito per Andrea Giordani, perché comunque la Nagni sull'1-0 è sempre stata in partita e ci sono stati 10-15 minuti in cui ci hanno chiuso dentro la nostra metà campo, in cui Andrea è stato importante sia con le uscite sia con un grande intervento su Cardinali. Poi ci hanno concesso per forza degli spazi alle spalle loro e siamo stati bravi a sfruttarli. Dopo un inizio non facile, sembrate aver trovato una giusta quadratura, mister. Oltre a ciò, anche quarto risultato utile consecutivo. Noi forse io in primis eravamo troppo soddisfatti della rosa, pensando addirittura, senza dirlo mai, ad ambizioni di classifica anche più alte. Poi il precampionato non ci ha aiutato perché abbiamo fatto dei bei risultati. Quando è iniziato il campionato abbiamo visto che in realtà è veramente difficile la Serie D. Perciò siamo rimasti un po' spiazzati a livello di testa, abbiamo accusato il colpo delle prime sconfitte. Poi abbiamo ricominciato a capire che l'obiettivo nostro deve essere la salvezza e abbiamo tutto per poterla centrare con serenità, però dobbiamo lottare per quello, se lotti per quello poi porti a casa i risultati. Mi trovo ora al centro tra Marco Menniti e Davide Sabatini, tutti e due autori di un gol, una grande vittoria, e anche questo gol sicuramente fa piacere, ragazzi. Parto da te, Marco. Sì, allora diciamo che è stato molto importante questo gol perché è il primo dell'anno, viene dopo diciamo 10 presenze, però sono molto più contento diciamo per la prestazione di squadra, vittoria netta, una vittoria che ci consente di stare più tranquilli e di lavorare al meglio in settimana. Come dicevo a Mister Bussone, dopo un inizio non facile, la squadra sembra aver trovato una quadratura, comunque una squadra che sembra star bene fino ad ora in Serie D. Sì, diciamo che all'inizio non è mai facile perché c'erano pochi ragazzi dell'altro anno e eravamo molti nuovi, quindi c'è stato bisogno un po' di tempo per rodare la squadra. Adesso che abbiamo capito i meccanismi, partita dopo partita, diciamo, cresciamo sempre di più e piano piano i risultati arrivano. Davide Sabatini, secondo me il migliore in campo del team Nuova Florida. Proprio prima di uscire hai segnato il gol del 2-0, che si è rivelato decisivo perché ha tagliato le gambe all'Anagni. Sì, venivo da un periodo dove sono stato fuori, dove mi ero fatto male alla caviglia circa un mese fa. Ringrazio appunto il mister che mi ha dato fiducia e mi ha mandato in campo. Fortunatamente mi è arrivata la palla poco prima di uscire, che era arrivato, che ero cotto verso la fine. La prossima gara a Latina, che ha trovato il pareggio proprio all'ultimo, al 97esimo, ancora non avete trovato la vittoria fuori casa, potrete farlo a partire dalla prossima. Sì, sicuramente noi proveremo a cercare di vincere, soprattutto perché in trasferta ancora non l'abbiamo mai fatto. Però sappiamo che Latina ha giocatori di qualità, è molto difficile vincere in trasferta. Ripeto, hanno molti giocatori di qualità, fra tutti Claudio Corsetti. Grazie ragazzi e complimenti per la vittoria.